Lo so che in pratica è un po' tardi, dato che il Natale è già sulla soglia di casa, ma ho voluto comunque fare un primo video dove vi consiglio 5 film da guardarvi, in questo caso a Natale. I film citati non sono messi in ordine di classifica. Da guardare in due occasioni diverse, questo lo considero più un film da Natale che un film da Halloween. È una sorta di alternativa ai soliti film natalizi, essendo con un'atmosfera cupa e oltretutto è un film importante nella storia del cinema, dato che, da quel che mi ricordo, credo sia il primo lungometraggio in stop motion. Ci sono voluti ben 11 anni per realizzare questo film. I lavori, infatti, sono iniziati nell'82 e il film è uscito nel 93. Prima versione animata del Canto di Natale, A Christmas Carol è un corto meritevole di essere visto, dato che oltretutto ha anche vinto l'Oscar come miglior corto animato nel 72. Da lì sono nate tutte le altre versioni possibili e immaginabili del Canto di Natale. Il corto è possibile vederlo su YouTube, vi lascio il link in descrizione, però è disponibile solo in inglese. Film in motion capture, per chi non sapesse cosa sia, lascio in descrizione il link di questo video dove parlo dei particolari di questa animazione. Polar Express lo ritengo un film più che accettabile. È un vero peccato che sia molto sottovalutato. Ha una tecnica animata molto particolare. L'ambientazione, nonostante sia un po' cupa, non è male. E la trama penso sia ben strutturata. Penso che la nomination agli Oscar come miglior film d'animazione del 2004 se la meritava. Klaus lo trovo un film ben studiato, in quanto parla, attraverso una sua versione, della nascita del Natale. Non viene tralasciato nessun dettaglio, dalla tradizione di scrivere la lettera fino alla leggenda delle renne e della slitta. La nomination agli Oscar come miglior film d'animazione è più che meritata. Il film è in 2D, ma tende a ricordare molto l'animazione tradizionale, che ormai è in via d'estinzione. Non è proprio un film, ma un cortometraggio, dato che dura 26 minuti, ma penso sia meritevole di essere visto durante il periodo delle feste. In pratica la trama è la stessa del libro, con Peruzzi Paperone che interpreta il signor Scrooge, il grillo parlante che interpreta il fantasma del Natale passato, Willy il gigante che interpreta il fantasma del Natale presente, e a interpretare il fantasma del Natale futuro è... Insomma, una versione Disney di un classico amato fatta molto bene. A parer mio, la miglior versione animata del Canto di Natale. È un peccato che non abbia vinto l'Oscar come miglior corto animato quell'anno. Spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale e che hanno messo like ai video. Se volete sapere più cose sui film d'animazione, iscrivetevi al canale, mettete like e commentate. Ah, e buon Natale!